Allora, proseguiamo con gli incontri. Questo pomeriggio ne abbiamo un paio che vertono sull'area medio orientale, che è una di quelle aree comunque estremamente, tra virgolette, calde, ed è per quello che sono state inserite nel programma per avere argomenti strettamente di attualità. Il primo di questi incontri vede il confronto tra due ospiti, anche qui grazie all'aiuto di Jacopo Barchielli, che ci ha permesso di averli qui con noi per questa seconda edizione. E do, senza perdere ulteriore tempo, il benvenuto a Sebastiano Caputo e Fulvio Scaglione. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui e naturalmente grazie a chi ci ha permesso, lui e a me, di essere qui con voi oggi. Io sono Scaglione, lui è Caputo, nel caso, così evitiamo, io sono quello giovane, lui è quello bravo. Allora, noi cercheremo di fare un discorso, due discorsi ma complementari, parlando di Medio Oriente, parlando di due minoranze in Medio Oriente che però sono molto determinanti e molto importanti, le cui vicende sono drammatiche ma nello stesso tempo decisive per tutta la regione. Io parlerò dei cristiani del Medio Oriente, che sono, secondo me, costituiscono una questione estremamente spinosa e estremamente sottovalutata o addirittura negata, per non dire rinnegata, da parte dell'Occidente. E naturalmente si userà a profusione questo termine Occidente, che è onnicomprensivo, vuol dire tutto, vuol dire niente, ma insomma i nostri paesi e i paesi che si riconoscono in una determinata politica. Allora, quello che io vorrei dire innanzitutto dei cristiani, della questione dei cristiani del Medio Oriente è che, e lo abbiamo visto perfettamente con quello che è successo in Iraq e con quello che è successo in Siria, noi appunto Occidente, stiamo compiendo un errore, sempre ammesso che si tratti di un errore, perché molti dei cristiani del Medio Oriente pensano che non sia un errore, ma che sia una strategia precisa. Io preferisco pensare che si tratti di un errore, ed è quello di sottovalutare il loro parere. I cristiani del Medio Oriente dovrebbero essere, quando ci si occupa di Medio Oriente, il nostro primo riferimento, ma non perché noi siamo cristiani o comunque l'Europa ha un retaggio culturale e spirituale, diciamo, di tipo almeno originariamente cristiano, ma per delle ragioni pratiche molto precise. Innanzitutto, i cristiani sono in Medio Oriente da molto prima dei musulmani, e quindi sono i medio orientali per definizione. Sono i più medio orientali dei medio orientali. C'erano dei regni cristiani nella penisola araba secoli prima della nascita di Maometto. E questo è il primo fatto. Il secondo fatto è che i cristiani del Medio Oriente, per quanto noi possiamo essere rappresentanti di società molto laicizzate, per quanto la loro maniera, anche se noi siamo credenti, la loro maniera di vivere il cristianesimo sia diversa dalla nostra, sono indubbiamente la porzione di popolazione del Medio Oriente con cui per noi è più facile comunicare, perché condividono un set di valori che sono, se non uguali, analoghi ai nostri. E invece che quello che cosa succede? Poi ci potremmo fare tanti altri discorsi, potremmo per esempio fare il discorso che sono stati i cristiani del Medio Oriente, trasmettendo alla civiltà islamica dei primissimi secoli dell'Islam tutto il patrimonio della cultura ellenistica, sono quelli che hanno dato all'Islam, hanno aiutato l'Islam a creare le proprie istituzioni e che sostanzialmente l'hanno accompagnato nei secoli del massimo splendore.
Quindi sono una minoranza che da 14 secoli è abituata a convivere con l'Islam, è abituata a convivere quindi con una cultura ed una religione che non sia di, come, né di critica né di offesa per alcuno, ha una vocazione monopolistica. E i cristiani, che sono nei secoli diventati minoranza, si sono allenati a convivere con questa cultura monopolistica, a resisterle, a difendere la propria fede e la propria cultura, non solo a livello individuale, ma anche a livello di istituzioni, anche a livello di partecipazione sociale, tenendo vive le comunità, le scuole, la presenza proprio collettiva. Allora, per tutte queste ragioni, i cristiani del Medio Oriente, quando noi da fuori pretendiamo di occuparci di Medio Oriente, dovrebbero essere i nostri primi interlocutori. Non necessariamente per sposare tutto quello che dicono, ma dovrebbero essere il nostro primo, come dire, ancoraggio. E invece che cosa succede? Succede che tutte le politiche occidentali che sono state applicate nei confronti del Medio Oriente sono politiche che non solo hanno completamente trascurato il parere dei cristiani, ma che sono state applicate con una determinazione totale, anche se era palese che queste politiche avrebbero fatto il danno assoluto di questa minoranza. E lo vediamo nei dati. Io adesso leggerò qualche brano e sono sicuro di non pagare diritti d'autore, perché questo è roba mia, l'ho scritto io, e parte del libro che appunto su questo tema uscirà verso fine aprile. Allora, in Libano i cristiani erano il 60% della popolazione alla fine della Seconda Guerra Mondiale e sono poco più del 30% oggi, naturalmente con un picco di emigrazione e di partenze dal Libano negli anni della guerra civile 1975-1990. In Iraq non sono dati che avanzo io, sono dati che avanza sulla beatitudine Luis Rafael I Sacco, patriarca della Chiesa Cattolica Caldea Irachena, e che prima però è stato parroco a Mosul. Io l'ho conosciuto lì nel 2003, pochissimi giorni prima dell'invasione anglo-americana, poi è stato vescovo a Kirkuk. Allora, lui dice che di cristiani in Iraq ne restano fra 300 e 400 mila, mentre prima del 2003 erano più di 1,5 milioni. Nella Palestina del mandato britannico i cristiani erano 18% della popolazione, dopo le guerre, le intifade, eccetera, eccetera, che sappiamo, sono oggi meno dell'1,5%. E in Siria lo stesso. Ci sono molte testimonianze secondo cui un terzo dei cristiani, che erano circa il 10% della popolazione del paese, un terzo dei cristiani se ne sarebbe andato nella Siria già verso la fine del 2011, cioè pochi mesi dopo l'inizio della crisi. Della comunità cristiana armena restano le briciole, meno di 30.000 persone, altrettanto della comunità cristiana sira. Insomma, le cifre variano, poi nel libro cito tanti studi, ma insomma questa è la morale della favola. E la morale della favola è che, e anche qui si potrebbero citare dati, ve lo risparmio anche perché abbiamo tempi precisi, quello che fa scappare i cristiani non è la prevalenza, oppressione, poi ognuno la chiama come vuole, della società islamica, sono le guerre, è la guerra che fa andare via i cristiani, e la dimostrazione pratica ce l'abbiamo sul terreno. Quando c'era l'orrido Saddam Hussein, i cristiani in Iraq ci stavano, con la guerra del 2003 i cristiani hanno cominciato ad andarsene, idem come sopra con la Siria. Con l'orrido Assad i cristiani c'erano, con la guerra i cristiani se ne sono andati. Quindi quando noi, di nuovo, paesi occidentali, prendiamo delle decisioni come queste, della democratizzazione, eccetera, eccetera, a suon di guerre, pensiamo che questa è la conseguenza inevitabile. Matematica pura, succede sempre. E difatti, se vogliamo fare un esempio che non c'entra niente, l'abbiamo detto, del Libano, con la guerra i cristiani se ne sono andati. In Israele i cristiani sono dove la guerra non c'è, o quando arriva ha delle conseguenze veramente molto ridotte,
I cristiani sono in lievissima ma costante crescita negli ultimi anni, dalla Palestina se ne vanno, dove invece la guerra c'è e quando arriva ha delle conseguenze molto, molto più pesanti. Questa opera di rimozione del nostro rapporto con i cristiani del Medio Oriente e della funzione basilare che i cristiani del Medio Oriente dovrebbero avere nel determinare questo nostro rapporto, lo si è visto benissimo, ancor peggio per certi versi di quanto sia successo in Iraq, lo si è visto con la Siria. Perché con la Siria, in omaggio a una narrazione politicamente corretta, si è subito cominciato a dire che i cristiani stanno con Assad. Quindi qualunque cosa dicessero i cristiani era una menzogna, erano dei venduti. E questo era già un falso in partenza, perché ci sono tutte ricerche che tra i leader della protesta siriana c'erano anche dei cristiani, sono state fatte ricerche sul campo che dimostrano che il parere dei cristiani inizialmente era molto più neutro, o se volete diviso, cioè c'era chi pensava che quella rivolta, che aveva anche delle nobili ragioni, fosse positiva, e c'era chi pensava che non lo fosse. Il problema è che i cristiani hanno capito subito, essendo lì, perché non erano qua a raccontare, ma erano lì a vivere quello che succedeva, hanno capito subito quali erano le dinamiche in gioco, e cioè hanno capito subito una realtà che ancora oggi si deve negare, perché non è ammissibile dirlo, e cioè che una rivolta o rivoluzione che aveva delle ragioni anche nobili, perché la Siria aveva dei motivi per cui ci fosse anche in Siria una primavera araba, chiamiamola così, c'erano dei motivi economici, c'erano dei motivi culturali, politici, già all'inizio dell'era di Bashar al-Assad c'erano state la primavera di Damasco, c'erano state tante cose che facevano pensare che ci potesse essere una primavera araba anche a Damasco, e che davano nobiltà a quello che poi successe nella primavera del 2011. Però i cristiani che stavano lì e non se la raccontavano da Roma o da Parigi, hanno visto subito quello che è successo, e cioè che queste nobili motivazioni sono state quasi immediatamente sussunte da ben altri intenti, che erano intenti di politici, di geopolitica, di grandi strategie messe in atto dalle potenze regionali e poi anche dalle potenze internazionali, e che avevano completamente a quel punto messo da parte tutti gli ideali positivi di riforma del sistema politico, del sistema sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Queste non sono opinioni, questi sono fatti che sono facilmente dimostrabili, come faccio anche nel libro, come ho fatto in un libro precedente, eccetera, eccetera. Basta seguire la traccia dei soldi e delle armi. Dei soldi che già nel 2011 cominciano ad arrivare dai paesi del Golfo per finanziare le formazioni estremiste islamiste. E pensate che c'erano proprio in Kuwait, che era il paese che fino al 2012 ha fatto da hub per questi finanziamenti, circolavano su internet, nei social, ma anche nella società, quella concreta e reale, gli annunci tipo: stasera ci raduniamo perché dobbiamo raccogliere 5.000 euro per fornire 4 lanciarazzi. Cioè, era una cosa assolutamente palese, studiata, descritta, raccontata con tanto di dati, eccetera, eccetera. Allora, in omaggio a questa narrazione, per cui non si può dire, non si è potuto dire per 7 anni, e forse anche oggi non è tanto gradito che lo si dica, che questa rivoluzione nobile era stata spazzata via, da un lato ovviamente dalla repressione del regime, ma dall'altro soprattutto da questa spinta esterna, il parere dei cristiani, che continuavano ad avvertirci: guardate che qui sta succedendo qualcosa che non è quello che pensate voi, sta succedendo un'altra cosa. Allora questo parere è stato completamente accantonato, non lo si poteva assolutamente ascoltare. Era totalmente, sempre, per definizione, una menzogna dei servi di Assad. Questo era grosso modo. Fino a che ovviamente c'è stata la selezione al contrario, per cui praticamente tutti i cristiani di Siria, tranne qualche rarissima eccezione, erano dei servi di Assad. E se uno va invece a vedere, vede proprio dalle inchieste fatte presso i cristiani che erano assolutamente laici all'inizio rispetto a questa prospettiva rivoluzionaria. Ma
qui dentro c'è un errore ancora più clamoroso, secondo me, che è quello proprio di non capire che cosa diciamo quando noi diciamo i cristiani sono una minoranza. Perché in Medio Oriente il ruolo dei cristiani non è esprimibile coi meri numeri. La Siria è stata fatta dai cristiani. E se anche i cristiani sono pochi, o fossero anche meno di quelli che sono adesso, di quelli che erano prima del 2011, questa realtà non cambierebbe. Il DNA della Siria è un DNA cristiano. Quando il cristianesimo esce da Gerusalemme, perché, vabbè, c'è tutta una storia bellissima che però non abbiamo tempo di raccontarci, dove si espande? Si espande in Siria. Quale diventa il centro propulsore del cristianesimo mondiale, da cui San Paolo fa partire le sue missioni in tutto il mondo? Antiochia, che allora era parte della Siria. San Paolo, la chiamata del Signore che lo acceca e gli dice perché tu ce l'hai con me, eccetera, ce l'ha a Damasco. La Siria è stata fatta dai cristiani. Non solo la Siria antica, la Siria moderna, perché il nazionalismo siriano è figlio di pensatori cristiani. C'è tutto, vi posso leggere tutto l'elenco, sono quasi tutti cristiani, compreso il fondatore, uno dei due fondatori del partito Baath, che è il partito che è al potere in tutta l'epoca contemporanea. Quindi non si può ridurre il ruolo dei cristiani in Siria dicendo sono pochi, perché il dato numerico in questo caso, come nel caso dell'Iraq, non ha nessun senso rispetto alla realtà intima, profonda del paese. Quindi, e qui chiudo, lascio parlare lui e poi magari ci scambiamo qualche opinione. Se noi, siccome tu si parte sempre dalla convinzione che il Medio Oriente è un pasticcio, non si capisce niente, è un grande coso, ma non è così, non è tanto così. E comunque qualche criterio per la nostra azione in Medio Oriente, l'azione diciamo, di paesi occidentali, la dovremmo pure stabilire, oppure siamo convinti che siccome tanto è un pasticcio, buttiamo un po' di bombe qui un giorno, là un altro giorno, qualche criterio lo dovremmo adottare. Allora, siccome i cristiani sono una garanzia per il Medio Oriente, anche se fossero 12, per un fattore molto semplice, non è solo il fattore storico-culturale di cui vi dicevo, ma è un fattore anche molto più presente, quotidiano, concreto. I cristiani sono la garanzia che in Medio Oriente, nelle società meridionali, esista una terzietà, esista un terzo elemento. Non tutto venga ridotto alla dialettica settaria tra musulmani sunniti e musulmani sciiti. Laddove ci sono i cristiani c'è un terzo elemento che garantisce di per sé, solo esistendo, la sopravvivenza dell'idea di una società plurale e non di una società condannata a dividersi esclusivamente secondo linee settarie. Se noi togliamo questo terzo elemento, come è successo in Iraq, che cosa vediamo? Vediamo che la società si settarizza sempre di più, diventa sempre più settaria. E se questo fosse successo anche in Siria, si sarebbe innestato esattamente lo stesso procedimento. Perché sia in Iraq sia in Siria i cristiani sono l'unico elemento di questi quadri sociali compositi, ancora più composito in Siria che in Iraq, che non hanno mai chiesto un territorio, non hanno mai voluto uno Stato, non hanno mai voluto una cosa propria, hanno sempre solo voluto uno Stato per tutti. Se noi cancelliamo, come con le nostre guerre contribuiamo fortemente a fare, questo elemento cristiano, cioè questo elemento terzo, noi consegniamo il Medio Oriente ad un futuro di settarismo, di guerra permanente
e sostanzialmente di totale incomprensione. Grazie. Grazie Fulvio, e insomma anch'io mi accodo ai ringraziamenti che sono sentiti non formali agli organizzatori del festival, al sindaco, a tutti quanti i presenti qui quest'oggi. Allora, io mi aggancio alla relazione di Fulvio Scaglione e partirò anche io dalla Siria, anche perché per motivi anagrafici è stato anche il mio approccio al Medio Oriente. La prima volta che andai in Siria era 4 anni fa, avevo appena compiuto 23 anni e mi ritrovavo in una Siria alla fine del 2015, in cui i russi non erano ancora intervenuti militarmente, interverranno il 30 novembre del 2015, e quando andai lì per la prima volta a Damasco e nelle zone circostanti a Damasco, quindi Sednaia, Malula, queste città non troppo lontane dalla capitale, in zone tutto sommato securizzate, anche se allora tutta la Ghuta orientale, no? questa porzione di territorio che poi verrà riconquistata nel marzo del 2018, ovviamente teneva sotto assedio la capitale. Quando sono andato lì, anche io ho cercato di remare un po' controcorrente, perché mentre tutti quanti i mass media occidentali si accodavano a una narrativa che era quella principalmente fornita dai grandi media e le grandi emittenti televisive della regione medio orientale, che erano principalmente due, ovvero Al Jazeera e all'Arabia, una del Qatar e una dell'Arabia Saudita, supportavano questa narrativa fornita da questi due grandi mass media regionali e che a loro volta rivendicavano e facevano da portavoce a questa ribellione siriana, che poi col passare del tempo abbiamo scoperto come dietro questa ribellione siriana scoppiata nel 2011, con dei motivi anche piuttosto legittimi, come sottolineava Fulvio, col passare del tempo abbiamo scoperto come questa nascondeva il seme del terrorismo, perché poi questa rivolta siriana verrà in pochissimo tempo, ma alcuni siriani parlano di pochissime settimane, se non pochi giorni, divorata da due grandi entità e da due grandi formazioni. La prima fu Jabhat al-Nusra, il ramo siriano di Al-Qaeda, e in un secondo momento dallo Stato Islamico, che i media arabi chiameranno Daesh, appunto nel giugno del 2014, quando quest'uomo Abu Bakr al-Baghdadi della moschea al-Nur di Mosul dichiarerà la nascita di questo Stato tra la Siria e l'Iraq. E quando andai in Siria, invece di andare a capire quali erano in realtà e chi erano queste persone, che tutto sommato chi studia anche la geopolitica, chi studia le relazioni internazionali, chi studia anche la storia recente del vicino Medio Oriente sa come questi gruppi vengono fomentati e orientati in funzione occidentale o in funzione di interessi e di agende straniere, sono andato a studiare e a raccogliere prima le voci dei cristiani in Siria e, scoprendo le voci dei cristiani di Siria, che erano voci, appunto, come diceva anche Fulvio, delle voci scomode, perché contrastanti rispetto a quella che era la narrativa occidentale, man mano lavorando in Siria ho scoperto invece quest'altra minoranza, che era la minoranza sciita, che in Siria assume una declinazione che non è tradizionalmente sciita duodecimana, ma sciita nel senso alawita. L'alawismo è questa religione settaria, tradizionalmente e geograficamente, che si trova in Siria e cui appartiene appunto tutta la famiglia degli Assad, prima di Hafez, poi di Bashar, che appunto governano il paese da ormai quasi 50 anni. E studiando questa minoranza sciita, e mi ricordo perfettamente quando feci un viaggio in un sobborgo di Damasco, a 45 km da Damasco, un quartiere che per tanti anni era stato popolato da palestinesi e che oggi è maggioranza sciita, ed è questo quartiere che in questi anni è stato preso di mira pesantemente dai gruppi terroristici con diversi attentati, ed è questo quartiere che racchiude questo santuario che si chiama il santuario di Seida Zeinab, Nostra Signora Zeinab. E andando a questo santuario, che era
securizzato, militarizzato completamente, vedevo che andando in macchina con col mio autista, checkpoint dopo checkpoint, vedevo che cambiavano le bandiere, cambiavano i militari, cambiavano le uniformi militari, gli stemmi e cambiavano i volti dei combattenti. E man mano che andavo avanti vedevo che in un checkpoint c'erano dei siriani, in quello successivo c'erano degli iraniani, quello dopo ancora c'erano dei libanesi, dopo ancora c'erano degli iracheni, dopo ancora a vegliare su questo santuario c'erano dei combattenti afghani, sciiti appunto. Tutti quanti erano usciti, ma tutti quanti di nazionalità diverse. E andando a scoprire questo santuario, mi si aprì un po' un mondo e mi affacciai per la prima volta a questo universo sciita. E la figura di Zainab è centrale, perché Zainab, e qui entriamo un po' nei tecnicismi religiosi dell'Islam sciita, duodecimano appunto, Zainab è colei che viene rappresentata come figura leggendaria di questa religione. Zainab non è altro che la sorella di Hussein, l'imam Hussein, il figlio di Ali, genero del profeta Maometto, marito di Fatima, e che nella storia e nella leggenda sciita rappresenta colui che fonderà tutto il culto della martirologia. E Hussein fu colui che nel 680 d.C. andò a combattere questa battaglia epica, monumentale a Karbala, nel sud dell'Iraq, che poi nella storiografia verrà definita battaglia di Karbala, in cui Hussein andrà a combattere con 72 uomini a sfidare l'esercito del califfo di allora, che era il califfo Yazid. Quindi siamo nel 680 d.C. E Zainab è la sorella. Hussein, quando va a combattere in questa battaglia a Karbala, sa già di andare e di perdere. 72 uomini contro più di 1000 uomini. Appunto, è una corsa verso il martirio. E la cosa interessante, che poi ho scoperto viaggiando appunto in tutte queste terre, perché poi questo viaggio mio è proseguito ovviamente dalla Siria, dal Libano, all'Iraq, all'Iran, ho scoperto come tra questi 72 uomini che seguirono Hussein erano 71 sciiti e c'era anche un cristiano. Questa storia non la sa nessuno, io la racconto nel mio libro Mezzaluna sciita. Questo cristiano che tra l'altro oggi è sepolto nel santuario di Karbala insieme ai suoi 71 compagni di viaggio musulmani sciiti. E Hussein morirà in questa battaglia e grazie a Zainab, grazie alla sorella Zainab, che lei accompagnerà la testa, il capo di Hussein, che verrà tagliato e quindi il corpo rimarrà a Karbala e la testa verrà appunto portata a Damasco e la sua testa verrà collocata all'interno della moschea degli Omayyadi di Damasco, che oggi è un luogo di culto di cristiani sunniti e sciiti, e Zainab accompagnerà questa carovana che porterà dal capo del fratello Hussein, ovviamente non dicendo che era la sorella di Hussein, e grazie a lei tutto il mondo sciita verrà a conoscenza di questa battaglia leggendaria dell'imam Hussein, che fonderà appunto tutta questa narrazione legata appunto alla martirologia. E la cosa interessante in quel viaggio che io feci in macchina, checkpoint dopo checkpoint, arrivando al santuario, è che appunto si delineava in questa brevissima rotta stradale questa mezzaluna sciita, in cui dei paesi diversi, con ideologie diverse, con governi diversi, cooperavano militarmente per conservare un santuario religioso. E allora da lì è iniziato questo grande interesse per questo universo sciita. Ovviamente sono andato a studiarmi tutta la teologia, la differenza con le declinazioni wahhabite, salafite e via discorrendo, e in realtà col passare del tempo vedremo come questa mezzaluna sciita nel conflitto siriano troverà il suo punto di congiunzione, perché se da una parte vedremo in Siria tutta una serie di potenze regionali e occidentali sostenere delle fazioni che combattevano e avevano interesse a rovesciare il governo di Bashar al-Assad, dall'altra parte Bashar al-Assad troverà il supporto non soltanto della Russia di Vladimir Putin, tra l'altro un paese che ha rimesso al centro del suo dibattito politico la Chiesa ortodossa russa, e dall'altra parte troverà un supporto concreto, logistico, militare dai gruppi Hezbollah libanesi, dai Pasdaran iraniani, e di fatto questa mezzaluna sciita si consoliderà e si rafforzerà proprio col conflitto siriano, perché di fatto oggi nel 2019 non possiamo dire che il conflitto siriano è finito, ma sta piano piano terminando. È un paese che si sta normalizzando, è un paese che sta andando verso la pacificazione ed è un paese che
in cui il governo, il presidente, quella cerchia di potere che tutti quanti volevano rovesciare non ce l'hanno fatta, e di fatto se da una parte appunto avevamo questa mezzaluna sunnita, no, che sosteneva queste fazioni islamiste, tra cui appunto la Turchia, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, dall'altra avevamo tutti questi altri paesi che ho citato prima, l'Iran, l'Iraq, il Libano, ovviamente il lato Hezbollah sciita libanese. E con la fine del conflitto siriano questa mezzaluna sciita si rafforzerà, la mezzaluna sunnita invece andrà completamente in pezzi. E vedremo come oggi paradossalmente parlare, anche quando scriviamo dei pezzi di analisi di Medio Oriente, parlare oggi di monarchie del Golfo non ha più senso. Oggi le visioni geopolitiche e geostrategiche del Qatar e della Turchia, che sono sponsor dei cosiddetti fratelli musulmani, sono totalmente divergenti e convergenti da quelle invece portate avanti dall'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. Quindi abbiamo una mezzaluna sunnita in pezzi, e vediamo come invece questo corridoio geostrategico e geopolitico che parte da Teheran e arriva a Beirut come terminale, passando appunto da Baghdad e da Damasco, oggi ha un ruolo decisivo ed è, se ci fate caso, il grande pallino di tutta quella che è l'amministrazione Trump. Vediamo qui proprio il passaggio e la transizione che c'è stata dalla dottrina Trump alla dottrina Obama, dalla dottrina Obama alla dottrina Trump. Se vediamo che, per esempio, Obama, quando fece quel discorso nel 2009 al Cairo, un discorso tra l'altro molto bello perché era un discorso di rottura con tutta quella che era la dottrina Bush neoconservatrice degli anni precedenti, vediamo in realtà come Obama in quell'anno, dietro questo discorso totalmente di facciata, in realtà stringerà un patto segreto con la Fratellanza Musulmana, che sarà poi quella che porterà avanti tutta quella che è l'agenda delle primavere arabe dal 2011 in poi. Con la dottrina Trump invece c'è una grande transizione, viene totalmente scaricata la Fratellanza Musulmana, il Qatar e la Turchia non vengono più visti come dei paesi al 100% allineati, e di fatto quello che ha fatto Trump, circondato da tutta una serie di consiglieri che sono che hanno nome e cognome, cioè Mike Pompeo, il suo avvocato Rudy Giuliani, Lincoln, Abrams, John Bolton, cioè tutte quelle persone che hanno di fatto anche ribaltato tutta la narrativa trumpiana della campagna elettorale isolazionista e quant'altro, eccetera, di fatto imprigionando e tenendo alle strette il presidente americano, che di fatto non governa più la sua politica estera. E se ci fate a caso, appunto, come dicevo prima, il pallino oggi di tutta l'amministrazione Trump è appunto la mezzaluna sciita. Tutte le mosse che oggi vengono fatte in Medio Oriente da parte dell'amministrazione Trump sono tutte quante mosse in funzione anti-mezzaluna sciita. Ed è chiaro che quando si parla di mezzaluna sciita abbiamo un paese che è predominante rispetto agli altri quattro, che è sicuramente la Repubblica Islamica dell'Iran, noto competitor dal punto di vista confessionale e geopolitico e geostrategico dell'Arabia Saudita, che come sappiamo perfettamente insieme a Israele rappresenta la quinta colonna della politica estera americana in Medio Oriente, e vediamo come con Trump si rafforza appunto questa triangolazione contrapposta alla mezzaluna sciita, che è quella che è il cosiddetto asse Washington, Tel Aviv, Riyadh. È molto importante qui capire questo nuovo Medio Oriente, come cambia completamente rispetto a qualche anno fa, e vediamo veramente come la Siria è stato il tornante di tutta questa grande transizione medio orientale, che poi ha visto anche l'ingresso di un paese, la Russia di Vladimir Putin, che fino a qualche anno fa non pensavamo minimamente che potesse essere così determinante negli assetti geostrategici. Pensiamo soltanto al fatto che oggi la Russia è un player fondamentale in Libia, pensiamo soltanto che oggi la Russia ha la possibilità di portare supporto a un presidente come quello venezuelano, che sta dall'altra parte del mondo rispetto alla Russia, no? E in questo nuovo assetto, oltre a tutti i consiglieri che ho citato prima, c'è anche un'altra persona che è determinante, che è il genero di Donald Trump, ovvero Jared Kushner, marito di Ivanka Trump, che potrebbe essere il suo successore paradossalmente, perché sappiamo perfettamente che come l'America critica tanto i paesi arabi medio orientali di autocrazia perché fondati e governati da clan, in realtà sappiamo perfettamente, chi ha studiato la storia recente degli Stati Uniti d'America, come anche l'America si fonda non tanto sui clan ma si fonda sulle dinastie, i Kennedy, i Bush, i Clinton, e Trump anche lui vuole la sua dinastia, e sta puntando molto non soltanto su Ivanka ma anche su Ivanka la figlia, ma anche su Jared Kushner, che, se fate caso, Jared Kushner è colui che è stato mandato a Riyadh
a lavorare congiuntamente con Mohammed bin Salman, no? Il principe ereditario saudita, ed è colui che tiene rapporti molto vicini in tutta quanta la cerchia israeliana. E quindi il nuovo Medio Oriente è questa cosa qui, un nuovo Medio Oriente che ha questa grande frattura, questa grande diagonale, e in questa grande diagonale, in questa grande mezzaluna uscita, paradossalmente negli anni a venire, e secondo me, e a mio avviso è anche il motivo per il quale ho voluto scrivere questo libro, Mezzaluna uscita, che ho visto che c'è anche in libreria qui a Terra Nuova, è sì raccontare la mezzaluna uscita da un punto di vista strategico e militare e geopolitico, ma raccontare anche questa mezzaluna uscita da un punto di vista teologico e fideistico proprio, cioè come è possibile che una minoranza come quella dell'Islam sciita riesca a diventare un attore predominante in tutta la regione. Quindi parliamo veramente di una minoranza, a differenza dei cristiani, che sono una minoranza disinnescata, disorganizzata, abbandonata, tradita, come spiegava Fulvio, invece gli sciiti in tutto quanto il Medio Oriente sono una minoranza attiva, organizzata e oggi determinante per tutti quanti gli assetti della regione. E raccontare tutto questo, cioè il racconto che ho fatto di questa mezzaluna sciita è un racconto che va anche nel profondo, va a toccare le corde sensibili umane di queste persone, perché poi nel libro, che di fatto è un saggio, ma possiamo quasi catalogarlo nella letteratura di viaggio, perché è un libro tutto quanto scritto in prima persona, dal sottoscritto che ovviamente andando in Siria si sposta nel sud del Libano al fianco di questi combattenti di Hezbollah, che tutti definiscono terroristi e vengono inseriti in tutte quante le liste occidentali, e prosegue non soltanto nell'Iraq del sud, dove ci sono le grandi città sciite, Najaf, Karbala, quindi luoghi del pellegrinaggio, di pellegrinaggio degli sciiti, pellegrinaggio che io ho fatto proprio da Najaf a Karbala, 80 km a piedi, ero l'unico cristiano occidentale in mezzo a 20 milioni di musulmani sciiti, e prosegue ovviamente in Iran, nelle scuole coraniche, nei seminari, dove studiano i seminaristi col turbante e che diventeranno i religiosi del clero sciita di domani. E questo racconto cerca di capire che cos'è questo corridoio, chi sono questi sciiti, come oggi sono determinanti, e soprattutto è un libro che si proietta nel futuro e si ricollega anche all'intervento precedente al mio, quello di Lucio Caracciolo, perché nei prossimi anni, oltre alla Russia, nel Medio Oriente ci sarà un altro attore determinante, che sarà appunto la Cina, perché nel progetto della nuova via della seta che ci raccontava prima Lucio Caracciolo rientra anche la mezzaluna sciita, perché tutto quanto il progetto infrastrutturale ferroviario che partirà dalla Cina passerà appunto dall'Iran, passerà dall'Iraq, passerà dalla Siria e passerà probabilmente anche dal Libano. Quindi siamo veramente nella geopolitica del futuro, e vi ringrazio per l'attenzione, e se vogliamo approfondire dei temi, insomma, siamo qui con voi. Grazie. Facciamo qualche domanda? Là. Grazie. No, io volevo fare una domanda riguardo alla questione del Rojava. Allora, domenica scorsa a Firenze, io vengo da Empoli, ma insomma, c'è stata una grossa e importante manifestazione di solidarietà per Orso, no? Quel combattente che è andato in appoggio, diciamo, alle milizie del Rojava in Siria, quindi. Ho visto che è una manifestazione che ha suscitato un grande entusiasmo tra i giovani. Diciamo che i giovani sentono profondamente la questione della causa Rojava. Io non sono così entusiasta, cioè personalmente non riesco ad avere questa empatia, però riconosco il fatto che tra i giovani, che qui non sono molto rappresentati, c'è una forte entusiasmo, una forte passionalità su questa questione.
Allora io mi domando come possiamo ragionare, insomma, su questo. Io credo che quando i giovani vanno da una certa parte bisogna soprattutto dare molto ascolto e cercare di capire quali sono le motivazioni, eccetera. E, quindi su questo volevo un vostro parere riguardo come possiamo rapportarci con questo movimento che io sento che mi pare molto forte, insomma, su questa cosa. C'è più attenzione a questo aspetto, quello del Rojava, che non a tutti gli altri aspetti che, tra i giovani, dico, che in Medio Oriente personalmente penso meriterebbero più attenzione, però insomma questa è una, la domanda era un po' questa, non so se è. Ma io credo che la questione del Rojava sia quasi fatta apposta per appassionare i giovani, no? Perché è un po' come l'ultimo dei Moicani, il settimo, cioè Fort Alamo, no? L'idea è un po' quella, compresa quella dei combattenti italiani, degli italiani che sono andati a combattere per il Rojava. Non dimentichiamo che noi abbiamo alle spalle anche la recente mitologia di Kobane, la liberazione di Kobane, i Peshmerga, le donne Peshmerga, cioè, io sono personalmente come dire, capisco, sento il dovere di avvertire che lì la questione è un po' più complicata di quello che sembra, per tante ragioni. La prima è che, per esempio, i curdi del Rojava non è che siano stati poi così tanto appoggiati neanche dagli altri curdi, perché i curdi che ambiscono ad uno Stato nazionale, eccetera, come sappiamo, però al loro interno poi sono divisi. I curdi del Kurdistan iracheno hanno un'altra agenda rispetto a quella del Rojava. Rojava ha questa ambizione di democrazia dal basso, diritti delle donne, eccetera, eccetera, che a chi manda avanti il Kurdistan iracheno, che sono due famiglie che se lo spartiscono da decenni, proprio non interessa. Tanto per fare un esempio. L'altra cosa che va detta è che, per esempio, i cristiani nel Medio Oriente nei confronti dei curdi sono molto diffidenti. Sono molto diffidenti perché i grandi massacri di cristiani all'inizio del Novecento, nel 15, 16, eccetera, hanno visto i curdi, cioè, diciamo, nominalmente è andato tutto in conto ai turchi, ma poi quelli che ammazzavano la gente erano molto spesso i curdi, cioè che ammazzavano la gente cristiana, erano molto spesso i curdi. Terzo elemento, adesso nelle zone a nord della Siria, dove i curdi sono riusciti a ritagliarsi, anche grazie all'appoggio degli americani, una presenza importante, sono stati presi dei provvedimenti, per esempio la chiusura delle scuole cristiane, che ovviamente ai cristiani non sono tanto piaciuti, perché loro poi si ricordano degli inizi del Novecento, non è che se lo sono scordato. Quindi la questione è più complicata, ed è complicata questo da un punto di vista, come dire, culturale, per usare un termine molto generico, ma anche dal punto di vista politico. Perché i curdi del Rojava hanno molto puntato sull'alleanza con gli americani, no? Senza dirlo, ma col retropensiero, se gli americani ci danno una mano, vedi mai che noi ci facciamo il nostro Stato. Il problema è che gli americani, come è sempre successo ai curdi, che si sono sempre fidati di qualcuno che li ha bidonati, alla fine adesso se ne stanno andando. Di là ci sono i turchi, che hanno già bombardato Afrin e compagnia bella, eccetera, eccetera, e di qua c'è la Siria di Assad. E quindi i curdi dovranno fare una scelta, i curdi del Rojava anche, dovranno fare una scelta. Riproporranno quello che era il loro programma di origine, e cioè di avere una forte autonomia regionale dentro una Siria federale? Forse, però non è quello che Assad vuole. Assad ha detto: io mi riprendo la Siria tutta, tanto per cominciare, e poi forse si vede. Fuori da questo che cosa c'è? Il Rojava che se la vede con la Turchia? Da solo?
Quindi, diciamo, la questione è complessa, molto sfaccettata. Detto questo, ripeto, io capisco che un giovane possa essere entusiasta della questione Rojava, perché in questo grande carnaio che è stato l'ultimo decennio, gli sembra un'oasi di nobiltà politica. Ecco, questo dopodiché, ripeto, poi se quando uno va dentro le cose trova un sacco di complicazioni in più. Se non ci sono altre domande rispondo anche io. Velocissimo, 5 minuti. No, diciamo, i curdi in generale sono sempre stati molto bravi a vendere la loro causa all'Occidente e negli anni passati, supportati da una dottrina che era quella marxista-leninista, sono riusciti ad avere un appoggio da tutte le sinistre occidentali. Tra l'altro è anche un cortocircuito perché quella curda è una causa comunque etnica, perché essere curdi è appartenere a un'etnia, religiosa, perché i curdi sono musulmani, e i curdi sono anche nazionalisti di fatto, quindi c'è un cortocircuito nell'appoggio delle sinistre occidentali che sono antinazionaliste, antimulticulturali e non dico antireligiosi, ma laiche. C'è un cortocircuito, però i curdi sono sempre stati molto bravi a questo, a sponsorizzare questo. Io conosco dei ragazzi che sono partiti, tra l'altro anche un amico, Karim Franceschi, che è partito con cause nobilissime e ha supportato questa causa. Fatto sta che oggi la causa curdo-siriana è una causa finita, ormai ci sono dei negoziati in corso sotto traccia da ormai più di un anno tra le autorità, il governo di Damasco e le autorità curde, che sono in corso, hanno capito perfettamente che conviene entrambi ritornare insieme, quindi il Rojava, che i siriani chiamano Jazirè, tornerà ad essere una regione autonoma all'interno dello Stato siriano, tant'è che nelle discussioni parlamentari a Damasco si parla di fare una riforma costituzionale che porterà la Siria a cambiare nome. La Siria è la Repubblica Araba di Siria. Si discute in Parlamento di levare la connotazione araba, quindi Repubblica di Siria, proprio per porgere la mano ai curdi siriani in questo senso. Ed è chiaro che oltre alle convergenze, diciamo, gli interessi comuni che hanno, c'è anche un interesse comune militare. Lo abbiamo visto per esempio quando c'è stato l'attacco congiunto ad Afrin, dove l'esercito arabo siriano e i curdi dello YPG hanno combattuto insieme contro le milizie dell'esercito libero siriano supportate appunto dalla Turchia. Quindi oggi sul campo gli interessi sono convergenti, quindi sono destinati a ritornare insieme. Il problema del Kurdistan siriano è che la partita si risolverà a un piano ancora più alto, ovvero in un accordo che dovranno trovare inevitabilmente gli americani, che hanno 8 basi militari in tutta quella zona al di là dell'Eufrate, e i russi che dialogano con gli americani, visto che i siriani non hanno un dialogo diretto con gli americani. Per chiudere questa cosa, da un punto di vista proprio di approccio che hanno i mass media su una causa piuttosto che su un'altra, per esempio in Siria ci sono state delle storie bellissime, eroiche, epiche, che però nessuno ha raccontato perché chi le ha portate avanti non le ha sapute vendere dal punto di vista commerciale mass mediatico. Pensiamo soltanto a quello che hanno fatto i combattenti Hezbollah libanesi quando vanno a liberare per esempio il villaggio di Malula, questo villaggio antichissimo di Siria dove si parla tutt'oggi ancora l'aramaico, occupato da Jabhat al-Nusra, il ramo siriano di Al-Qaeda, con i cristiani di Malula costretti a fuggire in tutte quante le zone circostanti, e qualche mese dopo l'occupazione di Jabhat al-Nusra di Malula arrivano questi soldati di Hezbollah, degli sciiti libanesi, ok, che liberano il villaggio di Malula. E quando liberano il villaggio di Malula non è che lo occupano mettendo i piedi sul tavolo, riconsegnano le chiavi del villaggio ai cristiani di Malula e sono loro stessi a riportare la Madonna in cima alla montagna di Malula, e sono loro a suonare le campane per far tornare i fedeli cristiani di Malula a Malula. Però queste sono storie che non vengono raccontate perché gli Hezbollah non sanno vendersi mediaticamente e perché sono iscritti in tutte quante le liste terroristiche occidentali. Quindi è sempre un discorso, diciamo, di approccio mediatico rispetto a una casa piuttosto che un'altra. Alcune guerre sono pop, altre un po' meno, però in realtà l'epica esiste in questi avvenimenti. Bene, ringraziamo Sebastiano Caputo e Fulvio Scaglione.